Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh yeah. Ciao. Welcome back the bullet. 39 mesi. E benvenuto Kuramalp. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, avevamo fatto il sondaggio, ha vinto giocarlo in tempo reale. Tutto quello che ho fatto off-screen, in realtà relativamente poco tempo, al di là del porta. Upgrada, scarica, porta, upgrada, scarica, teletrasportati, ruba, porta, upgrada. Al di là di quello che è quel tipo di noia, che non supererà mai la soglia dell'insopportabile, quello che è accaduto è che il mio piano originale era di costruire, magari in vallata o sopra, una sorta di base di riposo per poter giocare al teletrasporto, attivare diverse lettere e quindi finire il completismo. Se notate, infatti, il nostro raffreddato Sam è privo di qualunque protezione, non ha guanti, non ha elmo, non ha unità termica, non ha niente. Tuttavia, quando sono andato col mio caro CCP qua sopra, ne ho trovata una già costruita da un altro ragazzo e ho deciso, bene. Vorrà dire che sfrutterò le mie risorse per dargli quel poco che manca al potenziamento finale. Lo abbiamo fatto e ora, buongiorno a tutti, ho aiutato questa dimora a diventare completa e allo stesso tempo ho aggiunto un'importantissima per me teleferica proprio qui. Questa è una teleferica extra, potenziata a livello 3, che permette di fare un contatto tra i due mondi. Ora quest'area è completa al 100% per quanto concerne la connettività e la capacità di spostarsi in rapida successione, diciamo, in rapida tempistica. Bell'italiano. Tuttavia, la vera lacuna, che non credo risolveremo oggi perché voglio aiutare il nostro piano a compiersi senza perdere tempo, è questo passaggio, quello che riguarda ovviamente il primo prepper, l'esperta di robotica, la stazione meteo e quindi la connessione, diciamo. Se questo è ovest e questo è est, diciamo sud-est della montagna. Sud-est-est. Comunque, allora, noi avevamo ordini in carico? No, perfetto. Tutto è perfetto, ragazzi. Quindi buongiorno, benvenuti. Abbiamo 240.000 like. Ah, Suprexem, credo che le musiche di Death Stranding siano interne al gioco e quindi salve, ma allo stesso tempo non saprei, non credo potremo giochicchiarci più di tanto ormai. La situazione è ovviamente molto, molto cupa, però i Lowroar non credo siano un gruppo. Non saprei i Silent Poets, ma i Lowroar mi sembrano un gruppo talmente tanto intimo e premiato da quello che è Death Stranding che se vengono riconosciuti è solo un piacere per loro, ma non si può sapere, non si può sapere. Purtroppo la musica è un ambiente molto, 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 molto cinico e l'ho vissuto anche durante la mia crescita, molto prima di YouTube, Internet e Twitch. Allora, andiamo a riposarci. Non è tanto il problema dei past broadcast, quello è sempre stato un piacere, anzi che venissero mutati, purtroppo. Quanto delle clip in generale. Comunque, buongiorno a tutti. Riusciremo a completare il nostro piano oggi? Non credo avremo lettere adesso. No, ok, ci siamo. Quindi facciamo subito il passo fondamentale del teletrasporto. E il nostro teletrasporto a questo punto vorrei che fosse presso. Non posso rimanere senza. Ah, per esempio. In teoria, quella è la spiritualista. Quello è il primo prepper. Forse. Andare dalla spiritualista è un buon inizio. Andiamo. Molto talk show, Gabriel. Avremo occasione. In realtà, a cosa giocherei se non dovessi farlo per lavoro? È una domanda molto complessa rispetto a quello che sono i tempi. E in realtà, quanto dovrei giocare di più per lavoro? E a diverse cose, in realtà.
Cioè, fondamentalmente, i miei contenuti tendono a essere talmente approfonditi ed estesi nel tempo che rischio anzi di rimanere indietro. Comunque, allora. Oh, grazie, Devil. Devil. Allora, ora, facciamo un secondo un procedimento di power-up. Tre monster e Cappellino Bridges. Dobbiamo fare le cose per bene oggi. Dobbiamo assolutamente non aver tempo da perdere, perché poi ci sarà solo trama, soddisfazione, risultati, speculazione. Da parte mia, salvo vostra interazione molta critica, ho bisogno di avere un confronto quanto più pacifico possibile con magari qualcuno che ha inteso meglio alcuni passaggi narrativi, perché ce ne sono un paio che per me sono crateri, ma proprio brutti crateri, ma tempo al tempo. Siamo davvero della spiritualista, no? Yeah! Lo so che fa freddo, Sam. Resisti. Fa un freddo porco. Non sei protetto. Non hai nessun equipaggiamento, ma sei vicino all'obiettivo. Guardate la stamina come si. Allora, sicuramente, effettivamente, adesso che Kojima ha tolto il velo di Maya da parte del. Cioè, sul segreto di Pulcinella, Kojima Productions sta producendo un nuovo titolo. E io ripeto, continuo a dire. Continuo a pensare un po' come quelli che difendevano il drago antico all'epoca in Dark Souls 2. Il discorso del Kojima è lento a produrre e non lavora è una delle cose più buffe che abbia mai sentito nella mia carriera, ma anche da vita e appassionato da videogiocatore del mercato videoludico. Tuttavia non si può dire se è il suo progetto horror, se è Death Stranding 2 o se Death Stranding 2 è il suo progetto horror. In tutta franchezza, per quanto mi piace vedere esplorare un creativo al top, io vorrei che facesse quell'esplorazione con un Death Stranding 2, perché altrimenti non lo so. Vedremo. Poi se ne riparla magari tra 10 anni. Non per il gioco uscito, ma per quello che è la legacy di Death Stranding. Comunque, Montanaro, cosplayer, centro logistico sud, Mountain Knot City. Sono molto offeso. Sono molto offeso. Dove possiamo andare a cercare degli ordini? Alla stazione secondaria a nord di Mountain Knot? Dal Montanaro? Andiamo a cercare degli ordini dal Montanaro? Forse la cosplayer potrebbe avere qualcosa per il nostro. Ovviamente non conosco gli ordini a memoria, quindi potremmo avere delle lacune se noi cercassimo in luoghi imperfetti. La stazione secondaria a nord di Mountain Knot City. Potrebbe avere ordini, sì, per il centro logistico a nord, sì. Tanto questi non sono particolari. Noi stiamo ancora giocando a molto difficile, quindi siamo al top. Ora, quello che ci serve adesso è prepararci al peggio. Qui non abbiamo teleferiche in discesa, vero? Non vorrei perdere tempo. Eh no, qua non abbiamo teleferiche. No, 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 giochiamo sul monte. Giochiamo sul monte per ora. Evitiamo di andare lì perché diventa un incrocio brutto che ci fa perdere tempo e non possiamo sempre cominciare le dirette con una perdita di tempo. Piuttosto dal Montanaro andiamo a Mountain Knot. Questo comincia a essere pesante però, eh? Tempo limitato a Mountain Knot. Allora andremo prima a Mountain Knot e poi al Montanaro. Ok. Dunque, abbiamo. No, tanto dovremmo giocare di teletrasporto probabilmente. Fucile Renza non ci serve. Quello che in realtà ci serve ora, paradossalmente, è semplicemente uno scheletro multiterreno. Un esoscheletro multiterreno. Quello rapido non ci interessa. E una unità termica per. Ma in realtà dobbiamo tenerci leggeri. Non ho alcun interesse di essere competitivo a livello di equipaggiamento completo perché non abbiamo bisogno di equipaggiarci nulla in quanto presto finiremo per buttare tutto. Ok, quindi cominciamo. Allora, abbiamo 20 minuti per raggiungere il Mountain Knot, perfetto. Mister. No, Mister, ok, perdonami. Loyalty to the end. Prova a teletrasportarti con l'ombrello magico. Sì,
Si teletrasporti e vedrà che probabilmente otterrà un risultato magico. Tuttavia, per quanto interessante, per quanto mi intrigherebbe e avrebbe tanto ruolo di approfondimento, un prequel, mi prenderebbe molto meno nelle aspettative narrative, perché quello che davvero intriga di Death Stranding rispetto a quello che lascia in sospeso è il dopo, quello che farà Fragile, quello che nasconde la probabile, plausibile, se non ovvia sopravvivenza di Higgs, e il fatto che Death Stranding ha una tremenda lacuna in un determinato punto di vista, su un determinato e verso un determinato punto di vista, ossia la mancanza di comunicazione sul fatto che sia autoconclusivo o meno. La storia del Death Stranding, la storia di Sam Porter Bridges, arriva a una fine, si potrebbe dire. Come arrivava a una fine, però, a dire il vero, anche quella di Solid Snake in Metal Gear Solid, sotto alcune idee. Tuttavia, si sapeva che era plausibilmente l'inizio di qualcosa, perché la telefonata di Ocelot era fondamentale per capire che c'era un grande mistero e un grande complotto dietro. E poteva essere autoconclusivo anche quello, non avere nulla dopo sarebbe stato un finale geniale. Però allo stesso tempo, il ditino di Louise mi frega molto poco, perché è come sottolineare qualcosa di già spiegato. Kojima è un uomo che ha bisogno, nella sua genialità, di un co-producer e di un co-writer. Cioè, non ci piove che non può fare tutto da solo. È evidente, evidentissimo, che da solo si blocca in follie o in autocostante, sempiterna, volgare e violenta automasturbazione, ragazzi, cioè. Però un horror in Death Stranding sarebbe perfetto, ovviamente, anche perché di base la partenza era comunque Silent Hills. Eh? Le spiagge sono le isole, le colline. Ok. Allora, non mi interessano le tue stelline, mi interessa che ci sono arrivato in 2 minuti, che siamo fighi e che mi devi dare ordine a quello che mi importa. Forse abbiamo finito. No. Minchia. Allora. Ordini per Sam, la pizza no. Esperta di robotica, Montanaro, fotografa, spiritualista, geologo. Oh, ok. Questa è importante. Questa è importante. Bello, se volessimo fare il triple L, abbiamo una combo per il Montanaro, niente male. Vediamo un po', consegna prodotti educativi. Abbiamo abbastanza spalle solide per poter sostenere questa roba? Vediamo. Non lo so, eh. Non ho controllato il numero di pacchi e sono abbastanza capriccioso in questo adesso. Vediamo un po'. E non possiamo neanche ottimizzare il carico, eh. Qui siamo proprio borderline. Qui siamo ultra borderline. Però quello che ci interessava era la consegna fragile per loro. 16 kg, un pacco. Riusciremo ad avere un pacco extra sulla nostra. Vediamo. Sì, possiamo, ma. Siamo proprio al limite, eh. Andiamo con il nostro camion perché tanto la moto soffre un po' in queste strade. Ah, questo sta per saltare in aria. A che punto siamo di percentuale? 9%. Ah, è il nostro vecchio amico. Vabbè, nessuno dovrebbe spararci. Dai, diamogli un'ultima chance. Sperando che non ci salti in aria mentre guidiamo. Sapete che è molto bello per me sentire piano piano svilupparsi la mia libertà, intimità e anche contemporaneamente capacità comunicativa attraverso il linguaggio di Twitch, che ha avuto un percorso.
Devo ancora combattere ogni secondo, lo farò probabilmente per il resto della vita, nel non farvi notare quanto è sempre una magia incredibile avere la chat attiva e persone che parlano, discutono, giocano e vivono con me l'esperienza in diretta. Cioè, questo è un incantesimo infinito. Però sono sempre più sereno nel non aver timore magari di fare un brutto contenuto e comincio contemporaneamente attraverso questa consapevolezza a farne di meglio. Allora, Loyalty, il livello 3 della teleferica è qualcosa che è soprattutto legato al non far sì che si distruggano in tempi normali. Un livello 3 è considerabile quasi eterno, nel senso che è una garanzia che se dopo un mese torni a giocare, la tua teleferica ci sarà ancora. Il livello 2 no, ma non ha nessun power up, è solo il questa è definitiva per sempre. Certo che ci sei ancora a fare. Gabriel, questa è una cosa... Io sto facendo un'effigie sulla next gen. E nel mentre c'è veramente molto da dire su Serie X, nel bene e nel male, rispetto alla comunicazione, rispetto ai prospetti, rispetto a quello che è il suo hardware, come riesce a fare certe magie, PS5 è apparentemente in grado di fare bene o male esattamente le stesse cose. Ma nessuno lo dice, benché mai Sony. Quindi, se anche sulla custodia PS5 c'è scritto 4K 120 fps, non se ne è parlato granché di quali titoli perché. Per quanto io ritengo che il 4K 120 fps è roba da retro game su console next gen. Comunque ne riparliamo. Tuttavia, dovrebbe potersi sbloccare il frame rate di Death Stranding e qualche risorsa grafica su PS5 con un boost mode. Però per ora Xbox è erotica nella retrocompatibilità e come si giustifica. Sì, è ovvio che sulla scatola di PS5 c'è scritto 8K perché è in grado in futuro di avere titoli a quella risoluzione, però saranno chiaramente un upscale e in generale è più roba da mid-gen. Tuttavia Vils, nope, nel senso si degradano a livello 2. A livello 3 molto meno. Il livello aumenta anche la resilienza in quanto c'è più Chiralium. Mettiamola in maniera molto papale. Sì, no, Microsoft deve mantenere delle promesse. Microsoft per ora è un acquisto che si giustifica sotto diversi profili, magari soprattutto nella serie S. È una sorta di... i soft entry level per la next gen, che è una figata. Però è ovvio che adesso le esclusive non sono killer application e è naturale non fidarsi per ora di Xbox, perché in passato quello che ha fatto con il potenziale di sviluppare esclusive è stato buttato. Tuttavia a me sembra che le cose stiano andando in maniera molto diversa, molto diversa. E ambisco un momento nel quale vedremo Elder Scrolls 6, Starfield, se esiste, titoli originali con un buon tipo di investimento su Serie X esclusiva, eccetera, eccetera, eccetera. E su PC, chiaramente, cioè, ricordiamoci che... Touché, Fernando, però sai, magari la chat non capiva. Quello che è importante capire è quante stelle prendo da questo. Io detesto la vita. Tuttavia, è ovvio che abbiamo paura di Elder Scrolls 6. Cioè, c'è il terrore per Elder Scrolls 6. Ed è lecito. Tuttavia, allo stesso tempo, ne riparlerò sicuramente nell'effigie. Mi fa piacere lanciarvi magari in una esca di discussione. Paradossalmente, e questo è un paradosso perfettamente comprensibile, mi chiedo se in chat riuscirete a fare una discussione interessante riguardo. Quello che accadrà nella next gen sarà, perlomeno prima della mid-gen, che io do per scontata, ma prima di quello che sarà poi il futuro, che, nonostante Xbox Series X sia più potente di PlayStation 5,
questo andrà, spero, a influenzare, spero nel senso, se vogliamo dare un po' di tifo a Microsoft, a darle una sorta di boost alla 360 con ciò che è fondamentalmente una migliore potenza nel multipiattaforma, ok? Vedremo, però io spero in questo, se vogliamo dare appunto il beneficio del successo delle loro idee a Microsoft escludendo il Game Pass, eccetera. Tuttavia, ragazzi, vediamo se capite il motivo anche per il quale è così. Non sto parlando del fatto che i titoli iniziali di Xbox Studios dovranno girare su Xbox One S, quello è un suicidio tecnico, però è anche comprensibile nell'idea che hanno di lento arrivo del futuro, non è del tutto sbagliato, anche se ha creato dei problemi clamorosi e distruttivi. Tuttavia, le esclusive a PS5 saranno sempre, sempre, sempre rispetto a quello che possono essere le esclusive Xbox serie graficamente superiori. Per un ovvio motivo. Per un ottimo e ovvio motivo. Se ne può parlare. Comunque, se vogliamo parlare di grafica, per quanto sia del tutto inimportante in alcune... Posso avere un ordine a qualcosa che mi interessa? Merde! No, non perché hanno Naughty Dog. Per carità, quello è sicuramente un valore. Stavo lavorando un po' più sul tecnico. Allora. Vabbè, andiamo dal Montanaro. Ok. Ah, hai ragione, Loyalty. La stazione meteo è un nido del primo Prepper. È vero. Hai super ragione. Allora adesso dal Montanaro facciamo un giro, mi sa. Serit è decisamente sulla strada giusta. Così anche come Season? Esatto. Credo che riusciremo a finire Demons per il 19, ma anche se non ce la facessimo, se vogliamo fare completismo non ce la faremo e vorrei farlo, non importa perché comunque la blind run non raggiungerà mai il tempo in cui siamo lì. Non si spiega, Gabriel, non ha un cazzo di senso. Comunque sì, Edo, anche per questo. Sì, siete perfettamente in linea con i fatti. Oh no, ti prego, Sam, non fare il pazzo. Ok. Ok. Sì, Demon's Souls Remake per ora è uno dei pochissimi titoli next gen reali che sono stati sviluppati e mostrati. Per quanto sono stati sviluppati prima della reale produzione dev kit, magari, no? Sono stati upgradati durante un certo periodo. Il pacco giallo è una protezione anti-chiralium per le consegne. Vabbè, dai, cioè devi farmi un abbraccio. Evviva! Per un attimo ho sperato che potessi leggere. Ok. Comunque, ti ho portato qualcosa. Grazie. Però non ne facciamo nulla. Quindi. Me ne dite tre? Arma detto privato. Potremmo trasformarlo in chiralium, però. Per noi, in effetti. Se posso fare qualcosa.
Guarda, mi puoi dare dei pacchi utili? Puoi darmi qualcosa che mi serve? Puoi fare qualcosa di utile? Porta un tappo al primo prepper. Vi odio tutti. Vi detesto tutti. Ok, è il momento di... È il momento di andarcene. Andiamo verso il... Andiamo verso il... La stazione meteo. Anche perché la stazione meteo per ora non ha una copertura completa. No, in realtà sì. La stazione meteo è collegata... No, il cacchio. Oddio, non lo so se si arriva lì. Vediamo. Ci manca così poco. Così poco per il completismo finale. Dai, su. Allora. No. Dai ragazzi, siete smart. Un ricovero... Dai, su! Lo devo fare io. Ok. Un prepper non è un termine di restranding in realtà. È un termine abbastanza universale per quanto effettivamente di nicchia. Il prepper fondamentalmente è quello che si prepara a un'apocalisse, colui il quale si chiude in un bunker, si costruisce una difesa anche di risorse umane, di risorse materiali, così via, bla bla bla. Tuttavia, credo però che costruiremo una zona di riposo alla stazione meteo. Ok. Omnixes. È complesso. È complesso. Però fondamentalmente tutto si mischia a periodo storico, fatto di avere spirito dell'esperto 3, spirito dell'esperto 4 in sequenza e qualità aumentata in maniera piuttosto verticale rispetto ai precedenti. Io sto lavorando allo spirito dell'esperto 4, ho qualche episodio di background, ma è inutile pubblicarlo per poi darvi un'altra pausa. Quindi, per ora, calma e sangue freddo, arriverà tutto nel modo più importantemente curato possibile. Io qua non ho un tubo e sono in una situazione drammatica. Non è mia intenzione giocare con le... Cosa intendi, Kevriel? Cosa ne penso del multitasking? È fondamentale. In realtà io ho visto quasi nascere il multitasking sui PC. Sono vecchio in quello. Però il multitasking è qualcosa di decisamente non semplice che mano a mano che si lavora in un ambiente che ne richiede un po', sviluppi. Esperto 4 su Final Fantasy 7. Vi odio. Ho fatto una connessione così bella per le teleferiche che non mi aiutate. Io per ora non ho perso nessun frame. Magari è colpa del server di Twitch se avete qualche problema. Ma dovrei essere abbastanza stabile.
Grazie, Omnixes. Ti prometto che lo spirito dell'esperto 7 potrà darti soddisfazione. In teoria, se io riesco a ottenere quello per cui sto lavorando, gli ultimi potenziamenti per avere il personaggio perfetto e definitivo, proprio il top, di meglio non esiste, per completare il piano del New Game Plus, in una decina di giorni lo finiamo proprio easy, ma proprio pa-pa-pa-pam, una settimana, cioè. Infatti novembre è il mese di Kingdom Hearts in cui torna, però... Giocherai subito in live Demon's Souls, vero? Dipende. Se riesco a ottenerlo in qualche modo, se mi arriva in anteprima per un review code, eccetera, 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 io posso riuscire a registrare parte della blindrun prima che esca, promesso, al day one o anche prima, se si può, andiamo in live. Altrimenti no, perché rovinerei lo spirito della riscoperta plus. E tengo più a quello che al guadagno. Scusa, signori. Ordini standard, ok. Esperta di robot. Corriere veterano. Primo prepper. Ok. Ok, allora. Perfetto. Mountain Knot. Facciamo così. Fabbrica attrezzatura. Altri 2 CCP. Ottieni materiali. Due sostanze chimiche. Due sostanze speciali. 144 kg in più. XL. Mi sa che non ce la facciamo. Uff, ok. Come di livello 1? Ho sbagliato. Ho toppato, ai toppai. Ne pensate? Abbiamo possibilità di fare belle cose? Abbiamo ora un bel po' di peso. Guarda, perdonami di cuore, Tsukimi, bellissima struttura. Non la distruggo per nessun altro che per me. Ok. Struttura perfetto. Questo in realtà sta bene a livello 1. Detto questo, no, ci arriviamo prima con una teleferica.
Quando si distrugge una teleferica, una struttura altrui, la si toglie solo dal proprio mondo, non si danneggia il prossimo. Questo è molto importante. Ed è molto brutto cancellare le proprie strutture quando pensate che sono in una buona posizione, perché andate a fare del male a chi le usava nel loro mondo. Abbiamo delle teleferiche che ci... Porca vacca ladra. Sì, loyalty. One day. Nymphonic, Matthew, Devil, Perdaval, grazie, benvenuti. Ok, allora, vediamo se riusciamo a fare un po' di interconnessione, perché non voglio perdere tempo costruendo teleferiche, ma Corriere Veterano, Primo Prepper and Company, secondo me sono molto amici. Bel colore. Ok. Esperta di robotica. Geodata. E questa? Da quando... non c'era questa prima. Altrimenti mi sarei teletrasportato qui. Stradacce, mamma mia. Dai, su. Forza. Sterza. Ah, è quello che ti fa costruire la prima volta. Ma perché non era disponibile? Forza, come on. Allora, come siamo messi nelle distanze qui? Ah, piove. Potresti gentilmente, grazie, sgranchire le gambe con un po' di intelligenza? Ah, qua siamo molto vicini alle teleferiche, non ne vale la pena. 234, 324, 230 metri. Esperta di robotica. E per l'esperta di robotica non è male. Però... posso per caso... Sono più di 30 metri questi, sono 120 metri. Non ci interessa raggiungere quella teleferica, ci interessa raggiungere quelle che sono già qui, quindi vediamo un po'. Allora... dipende cosa intendi, Joker. La mia prossima blind in generale nel privato e su qualunque canale? O Anima della Scoperta? Perché Anima della Scoperta sarà solo Elden Ring. Sessantotto? Peccato. Peccato. Cosa pensate che sia intelligente a fare?
Tenersi sulle montagne? Perché collegare il monte in questo caso è più smart, no? Non ho altri stivali? Vediamo se salendo là in cima. Esatto, noto che gli stivali si stanno sbriciolando. È tutta colpa del peso che abbiamo sulle spalle, però... Ora ne libereremo un bel po'. Devo decidere solo dove costruire la teleferica, perché queste saranno importanti. Sto un po' sviando dal piano originale di essere super strict con i piani di costruzione, ma secondo me è tutto da guadagnare qua, perché nell'istante nel quale abbiamo un passaggio più chiaro, in generale il processo tra i nostri cari prepper fastidiosi, i solitari e antipatici accelererà in maniera esponenziale. In generale Cyberpunk. Cazzo, mi si stanno spezzando i piedi. Sarà la prima volta che mi succede in tutto Death Stranding. Calzature danneggiate. Ah! Cazzo. Dove sono le piante sandalo? Che buono. Non ho capito, Valek. Ho risposto a una domanda senza finire di leggere il commento, dici? Mi è sfuggito un punto? No, non ho mai raccolto le piante. Pff, le piante sandalo. È la prima volta che sto con i piedi distrutti, ragazzi. Potremmo per la prima volta vedere una cutscene che avrei sempre volentieri evitato. Vabbè, questa è ovviamente una teleferica importantissima. Io la metto comunque, perché è tipo uno dei posti migliori che esistono per una teleferica nel gioco. Quindi, right on. Cavolo, ero convinto di averne un po'... Ah, cavolo, ci stiamo spaccando i piedi. No, è pronto. Ah, leggi ad alta voce, non tra me e me. Ho capito. Va bene, Valek. Mi è stato detto un paio di volte durante questi anni ed è giusto, avete ragione, perfettamente. Beh, è un tipo di completismo che avrei gradito evitarmi, però sì. I piedi, i piedi! Io, i piedi! Continui a camminare con quelle scarpe, Sam. Guarda che così ti stancherai più velocemente, o peggio ti farai del male. Meglio che tu ti diriga alla struttura più vicina per fabbricartene un paio nuovo o un terminale. Non ho mai avuto questo dialogo. Va tutto bene. No, non va tutto bene. Bimbo, ti sto coccolando in maniera abbastanza aggressiva, scusa. Lui si è calmato, io no.
Oh cacchio, cacchio. Ah! Emorragia! Sto sanguinando! Sto sanguinando! Ho il sangue sui piedi, porca miseria! Ah! Gesù! Che male! Dove sono le scarpe sandalo, porca puttana? Guardate quanto sangue, ma nemmeno con una fucilata. Parli con un cuor di leone, cioè io singhiozzerei dal dolore, ma Sam, non so che dire. Ok. Ok. Perfetto. Esatto, ero convinto non mi sarebbero servite, ma non pensavo di portarmi qua 300, cioè 150 kg di materiale sulle spalle. No, 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 si portano sempre tre paia di scarpe per viaggiare, però in questo caso stiamo gestendo anche una sequenza di teletrasporti utili a... Ok, ora attiveremo anche la teleferica lontana, perfetto. Sì, sì, Cyberpunk, ne voglio fare una recensione e un po' di live. Poi se riusciamo a giocarcelo tutto in live, ben venga. Perché, allora, vi spiego. Si potrebbe testare un esperimento. Cioè io se devo recensirlo, devo giocarlo tutto. Potrei provare a giocarlo tutto in live con una sequenza di maratone. Però è un test che devo scoprire se mi influenza la capacità di concentrazione critica. Bisogna provarlo dal vivo.
Tutto a posto. I piedi penso che saranno comunque distrutti, cazzarola. No, no, nella stanza non ci posso andare finché non consegno il pacco al corriere e al primo prepper, oh. Non scherziamo. Poi avrei potuto prendermi qualche altro pacco, ma... di materiali, intendo. Ok, questo è più efficace del... del camion. No joke. Ok, finalmente si comincia a trottare da veterani. Corriere veterano. Ah, non volevo fare questa battuta, ma vabbè, non importa. Ridi, ridi. Ah, a proposito. Io avevo dei pacchi da lavoro. Danni 6%. Danni 35%. Mi ero dimenticato di avere degli ordini. Ok, ok. Il nostro piano... The plot thickens. Aspettate. La teleferica è là. Ok. Ok. No, 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 no. Reggi, reggi, reggi. So che non è quello multiterreno, ma abbi un po' di forza. Ok, a quanta distanza siamo qui? 341. Dobbiamo guadagnarla in salita. Se riusciamo a metterlo su quella roba. Cazzo, 341. Smettila, Sam. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Tranquillo, ci penso io. Non ti preoccupare. Risolto. Servirebbe un quick load dell'equipaggiamento. Tipo qua, come siamo messi qua? Ho quasi citato Otacon. Cosa devo fare io? In realtà... Ah, ma guarda questo, qua. E questo da dove cazzo arriva? E allora conviene tenerlo verso il basso. Questi, cazzo, questi saranno sicuramente più di 350. Sicuro. Che bella visuale. Sì, ma è una visuale del fallimento. 373. Il corriere veterano è coperto da... Cazzo. Dobbiamo collegarlo a questo. Dobbiamo portarlo verso il basso e collegarlo a quello. Allora. Ah, qui siamo proprio su un altro pianeta. E allora scusate, eh. A questo punto
Si fa la via di si fa il collegamento. Perché se io lo metto qua, abbiamo comunque la vittoria in pugno. E a quel punto avremo collegato un'altra parte importante di mappa. Dove sono i nostri fratelli? Dove minchia so? Dove cazzo li avete messi? Dove li ho messi? Abbiamo veramente un problema, eh? Sta andando tutto in malora. Secondo voi è da mettere qui? Oppure... Penso che questo episodio meriterà il nome legato alle teleferiche perché stiamo facendo il lavoro dei re. Però... È un lavoro sporco. Guardalo, quello lì è praticamente arrivato. Cazzo. No, perché poi non c'è... Non c'è il contatto con lei, anche mediano. Ah no, in realtà si può fare. Si può fare! Eccolo! 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 È un terno al lotto, ragazzi. È molto importante che io possa trovare magari là sopra lo spazio che la faccia collega 600 metri. Costruzione. No. Qui, cioè, qui può esserci l'happy ending. Però è difficile. È veramente difficile. È veramente difficile. Allora, state a vedere. Come potete notare, c'è anche questa connessione. Questo è effettivamente è il momento di una breve pubblicità. No, no, fatevi affari vostri. Io non esisto, non ho pacchi, non ho niente. I muli non devono pensarmi. Ok.
Ok. No, Lu. Lu, smettila, Lu. Stiamo lavorando. Stiamo lavorando, non c'è mai... Guarda, guarda che carino le lucine. Ora arrivano le CIA e ci giochi. Diventa giallo, grazie. Bimbo. Forza. E qui ho i piedi impestati. Allora, in testa il piano c'è, i metri no. Prima io, prima io! Allora, non è che per caso qua c'è un pacco inaspettatamente interessante per il Corriere Veterano? Bene. Ottima notizia. Non tutti i mali vengono per nuocere. Grazie. Però... abbiamo un CCP. No, no, no. Non basta. Ok. Ok, ottieni materiali, per l'amor del cielo, sostanze chimiche 2, leghe speciali 2, ok, porta tutto sulle spalle. No! Cacchio! Bevande stimolanti, esoscheletro rapido, lo cacciamo. Ce la fai a portare, cazzo! Ah, le bevande stimolanti sono un XL, porca vacca. E vabbè. No, non ci possiamo fare proprio niente. Però un potenziamento dovrebbe bastare. Carico, esoscheletro rapido, equipaggio esoscheletro, let's go. Forza, 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 forza. Qualcuno sarà partita la pubblicità, spero. Non preoccupatevi, non è sempre per tutti. È randomica. Salvo che siate subscriber e quindi non ci sia. Eh? Eh? Sub support? Ok. Ok, allora. Ah, Mr. Baco, lo spero, perché sarebbe una cosa... Ah, è vero, mi sa che sì, l'ho già anche scoperto. Stavo parlando come se fosse un difetto, invece si può. Devo controllare. Mi interessa provare Reincarnation su mobile. Sì, ne ho spiccato interesse. Benvenuto Paso, LMJ Pau, benvenuto Capitan Sisto. Sisto, anche a te, grazie. Vediamo, equipaggio.
Equipaggiamenti. Esatto, sì, sono un idiota, sono un totale idiota. È un dettaglio che mi ero completamente dimenticato. E l'ho sempre gestito con estrema scomodità. Allora, pia di ste cose. Sì, sì, è vero. Michele, c'è un bellissimo Tori giapponese in Death Stranding nascosto. Allora, questo non è incluso per ora. Però pia di queste. Guarda, non proprio. Non te lo spieghi perché ho la magia del volo. Evviva! Vuoi entrare? Mi fai fabbricare cose? Mi dai regali? Sono avanti con gli anni, lo so. Forse è per questo che io non amo i cambiamenti. Ma non ho più paura di unirmi alle UCA. Per fortuna. Ufficializziamo la cosa. Ok, ok. Il piano ben riuscito sta venendo attraverso il detto del non tutti i mali vengono per nuocere. Ok, let's go. Perfetto. Hai la mia fiducia e il mio rispetto. Per ora, il tempo ci dirà se... Prima o poi ti tornerà. Dammi quello che vuoi. Carina, ma non è quello che cerco. È il primo prepper che mi interessa. Oh, che bella, che dolcezza però. Allora, questo dovrebbe far apparire più porter. Prego, sì sì, inutili, grandi aspettative. Ma hai qualcosa per il primo prepper? Oppure sei tutto... Talk. Allora, geologo, paleontologo. E per te stesso. E per la stazione meteo. Verso la quale dobbiamo comunque tornare. Perfetto. Adesso prendiamo... Lui è Max Payne, Smoke. Letteralmente. Ok. Allora, armadietto condiviso. Cosa mi sono perso? Un CCP? Ah, le bevande alcoliche per il corriere veterano. Oh, che dolcezza. Sì, Starzik, assolutamente. Allora, consegna carico smarrito. Anche se probabilmente mi aspetto una lettera a questo punto. Bellissime parole, ma non è quello che ci interessa adesso, grazie. Adoro lo Strength System. Ora, dammi 480 leghe speciali, per favore. Guarda quante ne hai. Sii orgoglioso. Oh, 480. E ora è il momento di fare il lavoro finale. Ed è molto importante. Molto importante. Io non mollo, ma adesso non devo fallire. C'è una batteria qui vicino? Sicuramente, ma io sono troppo pigro. Andiamo. Siete pronti, ragazzi? Ora c'è la verità, cioè ora c'è la scoperta se questo piano ha portato i suoi risultati. Abbiamo ottenuto un passaggio importante che però non era dai nostri obiettivi. Il Corriere Veterano sarebbe stato completato... in completismo, non in piani pre-trama finale. Ma... Ok, ora. Ora. Abbiamo 350 metri, non 400, perché non è cumulabile il potenziamento. Vediamo un po' cosa esce fuori.
Pronti? Sì, ne servono un paio sicuramente ed è per questo che ne ho portati due. La rete chirale penso che sia totalmente a nostro favore, nonostante tutto. Dai, dai, che tra un po' ti fai la pisciata della tua vita. E va tutto bene, va tutto bene. Eccoci sulla neve, farà freddino, ma non importa. Non anticipiamo Recovery, tanto manca poco. Non tanto di trama quanto di ambientazione. Allora, alta forte pendenza. Che è tutto sto rosso? Davvero non ce lo davvero non lo cogli? A quanto siamo? 2,19. Ok. Sam, capisco che sei teso, ma devi essere competente. Ok, no. Dai, come on! Non lo prenderà mai. Vabbè, se quello non è a 350, lo spostiamo e si risolve. Quello si può fare. Anche perché non c'è più sulla sinistra, non c'è spazio. L'unica cosa che posso provare a fare è questa, ma non mi fido. Specialmente della batteria. Ma vabbè, vediamo. Ci stiamo prendendo una di quelle inculate, ragazzi, senza scala adesso. Ma una di quelle inculate che sono storiche. Storiche. No, non ne hai viste di peggio in realtà. Monta su, sali, forza, sono giallini, non sono rossi questi, non fare la pippa. Ah, qui è proprio il disastro del fallimento totale divino, proprio. Qui non c'è un tubo per nessuno, neanche la vede. Ok, Non piangere, bimbo, non piangere. Che qui la situazione è di guerra pura. Te la vuoi togliere? Gesù santo, ti do l'input, fallo! Serve una scala.
Perché? Allora. Allora. Qui abbiamo glitch, attenzione. Attenzione, siamo troppo in ripidità. Con troppo peso. Quindi scivola come se ci fosse il vuoto. Ma non c'è il vuoto, Sam. Hai visto che non c'è il vuoto? Sali qui. Ce l'aveva fatta. Ed è tutto rosso. Ok. Abbiamo trovato il compromesso. Beh, quella diventa visibile dopo. Ce n'era una che veniva... Ma che cazzo? Non fare domande, Sam. Obbedisci e basta. Siamo arrivati alla fine qua. Bisogna farlo. Bisogna farlo. Forza, Sam! Un po' di palle. Se ti... Eccolo. Ho letto il commento di Francesco. È caduto in ginocchio quest'uomo. Se ci fosse il costume di Teletubbies, probabilmente... Vabbè, io immagino che si possa considerare un buon compromesso. Ok? Visto che questo infame comunque non vuole prendere quella teleferica, la sposteremo dopo. Ora, 281 metri, mettiti qua e obbedisci. E a questo punto... No, che se adesso questa cosa si solidifica ce le perdi pure i pacchi. Non puoi riposarti, non ti è permesso. Allora, esatto, devo spostare quello sopra, ma prima l'obiettivo vero, il vero obiettivo è... Smettila di cadere in ginocchio! So che hai freddo, sei stanco, hai i piedi rotti... Probabilmente hai nausea, malattia. Stai qua, buono. Guarda, ti tolgo... Quanto? 80 kg di roba. Ecco, non cadere in ginocchio. Bevi altra Monster. Ne hai zero? Vabbè, niente, fai pipì allora. Oh. Il bimbo ride. Non sa della sofferenza che sta provando il padre. Struttura potenziata. Dove sbucano? Allora. Ora. Abbiamo questa buona connessione. Quello lo correggiamo dopo. Il primo obiettivo è quell'altro. Quindi ora. Scendiamo. Ok, ok, ora ci siamo. Ah beh sì, lui è il padre sia figurativamente che letteralmente. In base al punto della trama in cui ci si trova. Allora. Ok. E non adottivo. non direi proprio adottivo, no.
Ordine. Rigenera carico. Ok, poi. Ecco, fatti un riposino. Dormi, togliti le piaghe, riprenditi, fai tanta... Che male. Allora. Krasos, 3070. È un'ottima idea. La serie 2000 è da lasciare decisamente alle spalle. Ti cambia la vita. Giocherai a 1080p per tutta la prossima generazione con una 3070. Allora. Allora. Per ora è salta, quindi questa si è già visto. Ah, questa invece è nuova. Sangue, sofferenza, dolore. No, porca puttana. Stai calmo con quelle mani. No, 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 no. Ok. Ok. Ok, ci è andata bene. Gli hanno messo i peli pubici. Porca puttana. E allora, secondo me Chris continua a risparmiare ancora un po'. Credimi, fidati, è un gap importante, importante. Ora, fidati, cioè non c'è bisogno di correre, non correre, non correre. Poi il payout sarà incredibilmente più soddisfacente. Ora. Allora. Manco fosse una combo, il Konami Code sto facendo. Allora, ora. Ok, i nostri piedi stanno bene, quindi. Non li abbiamo fatti soffrire troppo. Bene. Quindi. Piove pure. Avete visto che in Sutorima ormai ho smesso di farmi bruciare il volto dalla luce? Sto cercando di avanzare nella qualità anche qui. Però, ora. Ora. State a vedere. Terrorizzati dalla pioggia. Ok. Figurati, Loyal. Sì, ciao, ciao, ciao. Ti voglio bene anch'io, ma qui bisogna lavorare, ragazzi. Siamo nel nucleo del totale, totale tutto. Allora, dunque. Ci siamo quasi. Fabbrica attrezzatura. CCP di livello 2 per 1. Poi. Porta sulla schiena. Metti in ordine. Poi. Ottieni materiali. Sostanze chimiche. Leghe speciali. Prendi. Monta su. Uno. Poi. Armadietto privato. Kit di pronto soccorso. Sopra. Ordina. Ok.
Andiamo. Poi. Carico. Stivali della Bridges. Indossa. Ti sfondiamo, Death Stranding. Ti sfondiamo adesso. E infine... Sam che si stacca le unghie dei piedi con le mani. Ma lo fa quando è scalzo? Ok, e ora andiamo a quella teleferica. Ah no, era una risposta a un altro ragazzo che si chiedeva perché stessi raccapricciandomi, ok. Però se l'ho messa lì e non sulla punta, è strano. È strano che non l'abbia messa sulla punta io. Non vorrei ci fosse un motivo. Per esempio quello laggiù. Ah, sì, è perché non mi fido. Ok. Ok, tu, ora. Via. Era di livello 3. E finalmente. Vero, Smokewed? Provare a calpestare con il sangue le CA, è vero. Non può fare più in fretta. Santo cielo, se ti stai lamentando di questo dovresti vedere quanto ci metto io a fare qualunque operazione manuale qui dentro. Costruzione completata. Ok. E ora in realtà io resterei qua sopra. Così che... Aspettate. No, era... No, era azzurro, ok. Così che io possa fare l'importantissimo test per capire se riusciamo a fare un passaggio tra lei, 491 metri, 177 metri. C'è chance. Ragazzi, potremmo star per fare il piano ben riuscito. Fare pazzia. Dovuto semplificare un po' sta roba, renderla più ludica, ma vabbè, è per creare il legame. Sti cazzi. 147 metri, eh? Oh, pia sto ventone. Guido, grazie. Continua così, dottor.
piace. È un modo estremamente chiaro di fare un dono e far capire che forse sono sulla strada giusta. Grazie di cuore e sì! Cazzo! Siete stati con me e abbiamo vinto! Grazie, Froclose. Yeah! Manca solo una teleferica qui e abbiamo fatto il mondo perfetto. Il percorso di teleferica più grande del mondo. Ok, ragazzi, non finirà la live senza una teleferica là sopra, che diventa praticamente erogena. No, il piano ben riuscito non è riuscito, anzi, ne abbiamo inventato un altro in diretta. Questa non è l'unica live di oggi, qui la moderatrice impazzirà perché non lo sa, ma non preoccuparti, è soltanto una cosa che puoi tranquillamente evitare. Alle 18 vi porterò la demo di Little Nightmares 2 perché Bandai mi ha dato un codice di closed beta. Sarebbe uno spreco terribile non condividerlo, anche perché il primo non l'ho giocato e mi interessa molto vedere la situazione di quello che è comunque il mood del gioco e quello che è la sua estetica, e poi voglio recuperare il primo. È una demo, Michele, non preoccuparti. Giocare il 2 non rovinerà l'esperienza con l'1. Sarà totalmente incomprensibile. Oh, qui abbiamo fatto un capolavoro comunque, eh? Smoke. Se volessi aiutarti in qualche modo, come potrei fare? Sei gentilissimo. Il supporto diretto a quello che è il mio lavoro, anche fuori da Twitch, è o fare una sub su Twitch. Ci sono anche diversi tier in base a quanto puoi permetterti o vuoi investire, quindi Sereno è già sempre comunque un grande supporto. Oppure Patreon. That's it. Il mio universo è quello. Allora, ora. Fabbrica attrezzatura. CCP di livello 2. Poi. Tieni i materiali a malapena, sostanze chimiche, leghe speciali, ok. E infine, armadietto privato, informazioni su disco, tiè. E effettua consegna, carico richiesto, che spero non sia troppo rotto. Infatti è una bella. Ahimè, d'accordo, la recupereremo in futuro. Per un 1% è stata una, tra l'altro. Ma lo capisco, abbiamo dato una bella facciata, è molto difficile e comprensibile. E. Oh, questo è bellissimo! Questo è fantastico! Questo è da equipaggiare. Questo è il migliore in assoluto dopo il. La birra e la Monster. Ok, ora. Ci fabbrichiamo una scala, non si sa mai. Eh sì, è il più utile una volta che tra l'altro hai determinati livelli di stamina o teleferiche. E quindi il piano sta riuscendo molto meglio del previsto, stiamo facendo un capolavoro. Non abbiamo nient'altro da fare che non sia completare il piano. Allora, perlomeno quello di oggi. Quindi. Ok. Il Keikaku sta andando molto bene.
Direi Sony No Hero. Okay. I diritti di Death Stranding sono di Sony, non di Kojima Production, da quel che so. Perfetto, e ora vediamo se riusciamo a fare l'incantesimo della perfezione. Seriamente, 384 metri. Cazzo. No, Ravan, ti sbagli. Non diventano 432 teleferiche. Errore. You are wrong. Rimangono 350. Mi sa che non possiamo fare la magia, sapete? Vediamo, eh. Grazie Savo, buongiorno. Fight anche a te, in bocca al lupo per qualunque cosa in sto bordello si stia cercando di superare o di fare. Grazie Red Dad. Abbiamo quasi finito la live, però. Però quanto mi dà fastidio questo tinchettio natalizio quando arriva la neve. Sei fuori luogo, non fa ridere. Non sta aiutando in nessun modo nulla questa connessione. Anche se questa in realtà può portare a ottimi risultati. Pensavo che sarebbe bastata una teleferica, ma non basta una teleferica. Ah, ma stiamo proprio connettendo quello che ci interessa comunque qua. Come siamo messi a rete chirale? Molto bene. E siamo anche molto in alto, quindi da qui a lì siamo a 200 metri. E quella? No, dai, deve connettersi. Di che livello è quella?
Io spero che a un certo punto, potenziandola, quella mi diventi collegata, perché, cioè, le mie opere non possono essere distrutte in questo modo. Purtroppo non credo riusciremo a fare in tempo a fare un raid a Savohead, però andrà in diretta anche lui, ragazzi, e vale la pena. È un ragazzone interessante, a dir poco. A meno che non si tiri un po' la corda e si faccia un raid proprio quando andrà. Vediamo, vediamo, vediamo. Cerco di tirare un po' la corda, ne vale la pena. È una bella occasione, è una bellissima occasione. Non è detto, Rava, non sempre il raggio rosso appare, non sempre. Non è così consistente. Credimi. Visto? Perfetto. Abbiamo fatto una meraviglia. Abbiamo fatto una vera grande meraviglia. Il resto prossima volta, a seconda dei casi. Vediamo un po'. Intanto andiamo a consegnare i pacchi adesso. Oh yeah. Stiamo facendo roba che è altro che platino. Servirebbe la medaglia del porter d'oro. Dai è forte. Mamma mia, che spettacolo. Guardate che cazzo stiamo a fare. Evviva. Il grande messo. Dove siamo? Dal Corriere Veterano. Allora, è dell'endgame, sì, Gongfu. Dell'endgame, sì. Dove minchia siamo? Ah, siamo in quella sbagliata. Perfetto. A qualunque cosa, Stewie, il Kirin è debole alle botte in testa. Non c'è niente di bieco, santo cielo. Anzi, hai in maniera incredibilmente concreta migliorato l'esperienza e il contenuto della mia analisi su Death Stranding, quindi muto. Appena vai in diretta, entriamo con i ragazzi sul tuo canale e magari mostrerai, cioè, si interesseranno a ciò che fai. E non ho molti dubbi a riguardo. Detto ciò, esortiamo il nostro caro vecchio veterano a darci altri ordini. Cosa mi devi dare? La ceramica? Minchia, 800 di ceramica. Porca vacca. Allora, e ne abbiamo parlato all'epoca di Wukong, Jason Wolf, tempo al tempo, il tempo sarà veramente lungo. Ti odio. Mike, chi è il ragazzone che consigli di vedere su Twitch? Il direttore del doppiaggio di The Last of Us. Cioè, fatevi un'idea di quanto può essere affascinante quello spettro visto in diretta, anche solo come personalità e percorso. Ma è il momento di andare al primo prepper, finally. Quanti materiali ha
300. Sì, come godo. Scusate la volgarità. Ma visto che dobbiamo prendere un po' di tempo a questo punto. Ah. Il primo prepper spero che capisca il dono che gli stiamo portando. Ragazzi, la vedete la perfezione di questa live. Tra l'altro anche all'inizio abbiamo fatto discussioni super fighe su... su tutto. E chi molla? Sì, sì, Cape, siamo al capitolo 8 ancora, però dall'8 al finale sarà veramente veloce. Quando abbandoneremo ogni forma di ordine e avremo gli strumenti End Broken Game preparati. Cioè sarà una roba inimmaginabile quello che ci aspetta. Expertise. Esatto. Esatto, il tempo perso saranno le cutscene. In maniera, cioè lo dico proprio in maniera molto onesta. Le armi di Higgs si possono assolutamente prendere prima della fine, io le ho prese prima della fine. Tempesta non ci voleva. Ok, allora. Non possiamo. Volevo mettere una teleferica là, ma non si può. Ne abbiamo solo una e dobbiamo collegare il primo prepper. Altrimenti viene una porcheria. Porterai il Fatalis e il Velcana AT in live? Certo, certo, certo. Il Fatalis lo amo. Il Velcana AT anche, in realtà. È un bello scontro. Un po' caotico sotto alcuni punti di vista, ma un bellissimo scontro. Non farei una bella connessione per ora. Però una via di mezzo, sì. Una via di mezzo, sì. Let's go! Ragazzi, il 31 farò una 6 ore di... Chi cosa? Non voglio CA tra le palline, eh? 6 ore di Monster Hunter World Iceborne. Il canale del direttore del doppiaggio si chiama Savohead. Ha partecipato nella chat e attraverso qualche approfondimento alla mia analisi in tempo reale del lavoro di Naughty Dog. E non solo, in realtà. C'è anche una chicca che non vi spoilerò se non l'avete visto. Le avventure Dynamax di gruppo arriveranno. Abbiamo già fatto una prima diretta. Torneranno. Ecco qua. A quanto siamo? 216. Yes! Non ti danneggiare, non posso portare una A al primo prepper, eh?
No! E se la sposto più in alto, quella lì? Ah, è di uno sconosciuto. Non c'è posto migliore di questo, non c'è ombra di dubbio. Ci siamo. Grazie Varg, welcome back. Secondo me possiamo fare un macello qua, state a vedere. Allora. Possiamo fare, allora, se riusciamo a far entrare il primo prepper nelle UCA, adesso... Ragazzo mio, potevi metterla un po' più in alto, no? Lo sapete che qua c'è un lavoretto da fare, vero? 70 metri... 70 metri... 80... Cazzo! Vabbè, ho capito. Vi farò un bel lavoretto per domani. Allora. No, domani non c'è Death Stranding. Domani voglio portarvi la seconda di Pokémon. Ora vi dico le prossime live quali saranno. Così ho anche il tempo di farlo, perché devo lavorare all'effigie, ragazzi. Bentornato a Kimo. Forse non ci sarà, se riesco a spostare... Vediamo. Questa parte va assolutamente elaborata. Assolutamente. Sono complementari, Artizio. Ma le teleferiche sono generalmente più veloci delle strade. Però le strade permettono di portare cariche che le teleferiche no. Un giorno, Devil, sì. Porteremo Skyrim, ma in un futuro un po' remoto.
Sì, Nokutisu, vale la pena assolutamente contro l'Ultimate Edition, ma di brutto. Specialmente a quel prezzo. Esatto, Kevare, l'intera serie di Elder Scrolls. Eccoci qua. Potete immaginare un fine live più preciso e soddisfacente? Ragazzi. Indi per cui, signori, domani continuiamo l'esperienza completistica e di cooperazione su Pokémon DLC 2. Mentre per un paio di settimane, che immagino sarà perlomeno la durata, il giovedì diventa DLC di Nioh 2. Ok? Ora vi saluto con tutto il cuore, siete stati meravigliosi. Kingush001, benvenuto. E sì, lo prendo. Ragazzi, questo è il finale perfetto. È il finale perfetto. Vi mando da questo ragazzone, così lo potete conoscere se vi interessa. Noi ci vediamo domani. Alle 18. E alla prossima.